Ho visto le sue proposte, un paio di interviste alla stampa, anche in interventi in Parlamento, sull'aborto, il matrimonio. C'è una domanda però che mi è venuta spontanea. Ma lei perché ce l'ha tanto con l'autonomia delle donne? Ma guardi, io a questa domanda non rispondo perché è una domanda mal posta e che non ha nessuna ragione d'essere. Io, cioè, proprio manco è possibile rispondere, pare che posso rispondere. Perché non è io... vero? Sono padre di due figlie, sono marito di una moglie, sono fratello di due sorelle, sono figlio di una madre, con le donne ho un rapporto meraviglioso, non vedo perché dovrei limitarne in qualsiasi modo l'autonomia, io non è che posso difendermi da una domanda del genere. Se vuole parliamo giusto del DDL sull'affido condiviso. Benissimo. Altrimenti se mi vuol fare domande serie, se no abbiamo tutti di meglio da fare, credo. Allora gliene faccio una serie alla quale spero darà una risposta seria. Perché lo Stato deve costringere una donna ad avere per forza un partorire, arrivare fino alla fine della gravidanza, come vuole lei? Perché dobbiamo costringere noi Stato una donna ad avere un figlio quando rimane Guardi, incinta? Queste non sono domande serie. Io sono stato contattato per fare un'intervista sull'affido condiviso. Se vi interessa parliamo di quello. Se volete fare campagna di discredito nei miei confronti, lo potete fare. No. Citiamo la sua intervista. Ora parliamo del divorzio. Zucconi si riferiva a... Ma lei può smentire questa risposta chiaramente? Perché magari sulla io stampa non c'è... Io domande sull'affido condiviso, perché di quello dobbiamo parlare. Voi mi avete contattato oggi pomeriggio chiedendo di parlare di quello. Se parliamo di quello, andiamo avanti. Diversamente, credo che gli ascoltatori vogliano ascoltare qualche cosa questo di diverso. Questo sì, voglio solo sapere se lei può smentire o confermare la risposta che ha dato il giornalista della stampa che sull'aborto, se una donna vuole a tutti i costi abortire, allora voi glielo volete impedire. Mettere giù il telefono? No, non è vera questa risposta. Quindi io, lei mi vuol far mettere giù il telefono a tutti ma i costi. Volete impedire o no alle donne di abortire? Quello che io devo dire questa sera riguarda l'affido condiviso. Quindi a quella, ne vabbè, parliamo quella domanda volentieri. Non risponde. Va bene, un'altra volta parliamo dell'altra cosa. Sì. Aspetta un momento, un'altra volta. Un deputato, un senatore della Repubblica Italiana, che quindi rappresenta l'intera nazione nella funzione che rappresenta e che noi paghiamo perché lei è pagato da noi, risponde anche alle domande lei che gli... Anche no, lei è pagato da noi. No, manco per il cazzo. Manco per il cazzo sono pagato da lei. Manco per no, il cazzo. La pubblicità il politico che deve rispondere. Anche noi. Il politico deve rispondere alle domande dei cittadini. Io la il senatore, il deputato non può scegliere di rispondere alle domande che vuole. Non siamo in un talk show della Lega. Risponda alle domande che le vengono poste. No, guardi, perché noi la paghiamo. Non possiamo fare in questo modo. Perché ecco, allora vado in treno e si tocca dalle balle. Tagliatelo. Via, tagliatelo. Vabbè, il politico deve rispondere alle domande che gli vengono poste, non può rifiutarsi, lo ha detto lui, le domande che io gli ho fatto sono cose che lui ha detto, non le ho inventate io. Ricapitoliamo lui per chi detto, non avesse letto alla stampa. Edoardo. Allora, nell'intervista alla stampa il giornalista chiede, allora, che fine fa l'aborto in Italia? E lui risponde, noi sosteniamo la vita e dunque dobbiamo convincere ogni donna a tenere il suo bambino. E benissimo. Se vuole abortire, chiede il giornalista della stampa e Pinon risponde, le offriamo somme ingentissime per non farlo. E ancora il giornalista chiede, e se vuole ancora, nonostante le somme ingentissime, una donna abortire? Risposta di Pilon, glielo impediamo. Quindi la nostra domanda a Pilon era, conferma o no questa risposta di voler impedire a una donna di abortire, quindi sostanzialmente cancellare la legge 194 che permette in questo paese l'interruzione volontaria di gravidanza? A questa risposta il senatore poco fa non ha voluto rispondere. È semplice, perché può dire anche di no, può anche smentire l'intervista della stampa, può dire non lo so che è a favore dell'aborto, però risponda, ma non risponde. Dovete imparare, politici, a rispondere alle domande che vi vengono fatte, non a quelle che volete voi su misura. Anche quell'epoca è finita e mi dispiace enormemente che un rappresentante della Repubblica Italiana, quindi anche mio, rifiuti di rispondere a domande a cose che lui ha detto. Cose che lui ha detto, non le ho dette io. Oh, vergogna. Poi...